Sfida importante per la zona playoff al Biondi di Lanciano, dove i padroni di casa ricevono lo Sportore. Il primo tentativo di giornata è per il Lanciano, su un pallone messo in mezzo dall'out di destra, è crudo a provare a concludere verso la porta di Cipriani, ma manda fuori. Risponde lo Sportore al 25esimo con il solito Sparvoli, doppio tentativo da calcio piazzato. Prima la sfera rimpalla sulla barriera, quindi la conclusione è di poco a lato rispetto alla porta di Elesai. Intorno alla mezz'ora il Lanciano resta in 10 per l'espulsione di Campagnol Bocchio. Su di un contrasto aereo a metà campo, infatti, l'attaccante del Lanciano entra in modo scomposto su Zazas e per il signor Aka ci sono gli estremi per l'espulsione diretta. La reazione dei Frentani è immediata rispetto alla sanzione combinata al numero 9 e passa a sorpresa in vantaggio proprio il club di casa con Simone Rei, freddo davanti a Cipriani sugli sviluppi di un lancio sulla fascia di sua competenza. Il Lanciano continua a padroneggiare nonostante l'inferiorità numerica e trova addirittura il 2-0 sugli sviluppi di un corner. L'inserimento vincente è quello del solito Iseni, al terzo centro in una settimana. C'è ancora tempo per un contropiede del Lanciano nella prima frazione e si va ai titoli di coda. Il pallonetto di Ciotola finisce infatti a lato rispetto ai pali di Cipriani. Il Lanciano riprende il match dopo l'intervallo sulla falsa riga di quanto fatto vedere nel primo tempo e trova subito il gol del 3-0 con la doppietta personale di Simone Rei, ancora una volta freddo davanti a Cipriani. Prova a farsi vedere anche lo Spoltore con un pallone messo in mezzo dall'out di sinistra e Elesai resta tra i pali ed il colpo di testa che finisce sul fondo lo grazia. Cerca ancora di spingere lo Spoltore e lo fa con uno dei suoi uomini migliori. Dopo un ottimo aggancio, Sparvoli scarica un gran sinistro sul quale Elesai si conferma tra i migliori portieri della categoria al decimo della ripresa. Ospiti che recriminano poi, intorno al quarto d'ora, per un presunto atterramento in aria di Selvallegra. Per il signor Aka, però, non c'è nulla da ravvisare. Tenta ancora di riaprire la gara allo Spoltore, sempre dalla fascia sinistra, con un pallone messo in mezzo col contagiri da Sparvoli. Sbuca planamente, ma la conclusione è alta. L'occasione clamorosa per gli ospiti arriva alla mezz'ora, dopo un'ottima azione di Selvallegra. Davanti a Elesai, però, planamente manda fuori. Gli uomini di Del Gallo concretizzano finalmente quanto costruito e trovano il centro dell'1-3 con un pallone messo in mezzo da Sparvoli. Non ci sono deviazioni, ma la sfera sorprende Elesai ed è il gol dello Spoltore. C'è ancora una clamorosa occasione per lo Spoltore prima del finale e sorge sugli sviluppi di un corner al 43esimo. Elesai deve infatti salvare sulla linea di porta dopo una carambola. Il Lanciano trova però il quarto gol in contropiede e chiude definitivamente la pratica con il solito Iseni, rilanciandosi in modo davvero importante per la zona playoff al triplice fischio finale. Tanto gioco e buona individualità invece per uno Spoltore che ha però davvero molto da rivedere in fase difensiva. Con il direttore D'Orazio del Lanciano, direttore, una bellissima vittoria. Lanciano bravo sia a saper affondare quando era il momento, sia poi a saper resistere nella ripresa. Sì, saper resistere, ma soprattutto i 10, perché adesso non ricordo il minuto, ma al primo tempo perdere un uomo contro uno dei migliori attacchi dell'eccellenza non era semplice. Siamo riusciti, complimenti alla nostra squadra, al nostro allenatore, che nonostante in 10 siamo riusciti a mettere in difficoltà questo Spoltore che non è male. Mister Del Gallo, una ripresa mister soprattutto arrembante, però forse un po' di imprecisione e la partita non si è riaperta? Ma no, non credo di imprecisione, secondo me siamo mancati sotto il profilo della rabbia e della cattiveria, perché le occasioni sì nel secondo tempo le abbiamo create, però dovevamo essere più cattivi e più decisi per riaprire la partita, così come è successo nel finale. Noi siamo mancati secondo me dall'espulsione in poi, che anziché darci una mano e poter fare il nostro gioco ci siamo un pochettino ammorbiditi. È stata proprio una partita dove abbiamo approcciato bene, ma dopo il gol che è successa subito dopo l'espulsione del Lanciano ci siamo un pochettino fermati e secondo me se andiamo avanti come oggi rischiamo di fare fatica.